Le infezioni che interessano il circolo sistemico sono importantissime e vanno assolutamente gestite in maniera tempestiva, anche per non arrivare purtroppo alla sepsi. Se ne è parlato molto nel meeting di Bertinoro e noi abbiamo la possibilità di valutare meglio queste infezioni, soprattutto dal punto di vista dei batteri gram-positivi, con la professoressa Stefania Stefani, professore ordinario di microbiologia e microbiologia clinica presso l'Università di Catania. Allora, professoressa, lei ha parlato, dicevamo, di batteri gram-positivi collegandoli a queste infezioni. Sono i principali responsabili? Beh, i batteri gram-positivi e soprattutto Staphylococcus aureus è il secondo microrganismo responsabile di infezione del torrente circolatorio. E tra i gram-positivi è certamente è un patogeno umano, uno dei patogeni più importanti e rimane uno dei leader nonostante le variazioni che si sono succedute nel tempo, anche ad opera di altri microrganismi come la quota gram negativa, che è stata sicuramente una quota in aumento in molti paesi e in molti pazienti. Quindi gli andamenti epidemiologici che possono in qualche modo fare vedere variazioni, Staphylococcus aureus rimane dei principali patogeni. Quello che è stato messo in evidenza è anche la presenza di un aumento di da enterococco, quindi un altro gram-positivo, soprattutto in alcuni pazienti e in alcune range d'età, soprattutto l'età adulta, l'età dell'anziano, no? Comorbidità. Senta, professoressa, quali sono secondo lei oggi le principali criticità che riguardano appunto il mondo di questi batteri? Ma direi che per quanto riguarda la Staphylococcus aureus, direi di identificare sia la sua capacità adattativa all'ospite davvero incredibile, perché Staphylococcus aureus è capace di infezioni acute, è un colonizzante, è capace di infezioni acute ed è anche capace di cronicizzare, quindi riesce a dare uno spettro di infezioni molto diverse tra loro, anche con gravità diverse tra loro, e dal punto di vista della terapia, certamente questi sono aspetti da tenere in considerazione. Inoltre, l'aspetto della resistenza non è da sottovalutare. Intanto, il marker identificativo della meticillinoresistenza, gli stafilococchi aurei e anche i coagulasi negativi, in questo caso meticillino resistenti. Hanno dimostrato essere sicuramente responsabili di infezioni più gravi e con elevata mortalità. E il marker di meticillina resistenza si porta dietro tutta un'altra serie di ridotte sensibilità agli antibiotici, facendo in modo che una terapia efficace sia da studiare attentamente. Quindi direi quasi paziente orientata, infezione orientata, ecco, in qualche modo, e anche microrganismo orientato. Questo non vale per altri batteri, per altri gram positivi e anche forse per i gram negativi. Quindi alcune criticità sull'infezione, sul paziente, certamente sull'aumento di resistenza che noi stiamo vedendo in tutti i microrganismi a livello globale. Professoressa, abbiamo a disposizione armi per difenderci sia in modo preventivo che in modo curativo? Allora, avremo modo dal punto di vista di info, credo che l'Italia sia un paese che non ha fatto tantissimo per fare programmi di prevenzione delle infezioni da Staphylococcus aureus. E intendo questo dirlo a livello, insomma, nazionale, perché operare singolarmente in singoli centri non aiuta, ci vuole un programma nazionale che sia in grado di far calare comunque la percentuale di infezioni da Staphylococcus aureus meticillina resistenza, che in realtà non è avvenuta. Noi siamo un paese che da più di un decennio mantiene una incidenza di infezione del
torrenti circolatori, quindi di infezioni sistemiche, da medicinali resistenti intorno al 33%, quindi siamo comunque un paese elevato, in termini di medicinali resistenza. Quindi dal punto di vista preventivo bisognerebbe fare qualcosa in più. Dal punto di vista terapeutico, molte armi, e qui interviene, secondo me, l'aspetto del buon uso, e quindi dei programmi che vanno sotto il nome ampio di stewardship, sia diagnostica che clinica, quindi che terapeutica, in modo da ottimizzare ciò che abbiamo nel nostro armamentario terapeutico nel miglior modo possibile, quindi per il paziente, per l'infezione, in modo adeguato. Ecco, questo mi sembra un aspetto che deve essere certamente messo in atto se vogliamo salvaguardarle le nuove molecole che abbiamo.